In occasione del 27 gennaio, giornata della memoria, al cimitero monumentale di Torino la celebrazione in ricordo dello sterminio del popolo ebraico, degli internati militari e di tutti i deportati nei campi nazisti. È un momento di estrema importanza, è un momento di memoria, una memoria che però non deve essere confinata al 27 gennaio soltanto in questa giornata particolare, ma è una memoria che deve accompagnarci per 365 giorni l'anno. Quest'anno è di particolare importanza questo giorno della memoria perché viene a coincidere con l'80° anniversario dell'emanazione delle leggi razziali nel 1938. Una responsabilità gravissima, una pagina veramente vergognosa del nostro paese, che fu il preludio poi allo sterminio degli ebrei. Gli ebrei vennero cacciati dalle scuole, dagli impieghi, i loro beni vennero confiscati e quindi si passò dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite. Ecco, quanto è successo è veramente gravissimo. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha fatto un magnifico discorso al Quirinale dicendo che il Paese deve fare i conti con il proprio passato e deve cercare di difendere i principi che la Costituzione repubblicana, che è entrata in vigore esattamente 70 anni fa, riconosce, di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Questo è un momento anche di raccoglimento. È un momento di raccoglimento, noi pensiamo e ricordiamo i 6 milioni di ebrei che morirono nei campi di concentramento e con loro naturalmente anche tutti gli altri esseri umani che furono deportati, che trovarono la stessa fine, in particolare i Sinti, i Rom, gli omosessuali, le persone, gli oppositori politici e tutti coloro che furono vittime della follia nazifascista.